Allora vorrei portare Gennarino a Napoli, anche perché il nome è tipicamente napoletano, quindi è giusto che Gennaro veda Napoli. Solo che se vado con la macchina sono da Anzio 2 ore e 40, 2 ore e 45, quindi 2 ore e 45 di macchina per lui non è tanto buono. Perché non viene a Matera? Matera mi piacerebbe vederla. Poi, simpatico questo commento, viene Bologna. Bologna la saltiamo, diciamo, tanto è estate, quindi sono più per altre mete. Verresti in Calabria. Calabria sì, è bellissimo il mare, quest'anno tutti i sassi, quindi è pulito. Noi a Firenze vogliamo solo Gennarino, la padrona no. Jenny, ti vogliono tutti, amore di mamma! La pallina. Corri, nano. È proporzionato a me il cane, comunque. È basso come la mamma. Allora. La Vignalona vi aveva accennato che tra poco faremo qualcosa tutti insieme. Che è una sorpresa questa, ok? Però il mio dramma adesso è uno. Starò con tutti loro. Alcuni ancora li devo conoscere. Voi ci pensate che loro sono tutti dal 1,75 in su, tutti? Io sono la nana del gruppo, sono l'unica che è bianchiccia, bassa e polpetta in mezzo a tutti i vadussi. Rido ragazzi, se facciamo una foto di gruppo rido proprio. Le gioie di Giulia, Giorgia e Mattia, cagaci. Ciao ragazzi. La Puglia è bellissima. Allora. Ci dobbiamo salutare purtroppo perché dobbiamo andare. Un bacione e sorridi sempre. Grazie. Allora, io anche devo andarmi a vestire, a dare una restaurata. E poi mi devo mettere in macchina per andare a Roma. Vi ringrazio tanto per la compagnia. Vi ho mandato anche i cuoricini qui sotto. E vi auguro buona serata, buon pomeriggio, buon tutto. Aspettate che salutiamo quel nano. Chi è? Oddio. Guardatelo quanto è coccolone. Chi è? Mamma mia. Chi è? E vi saluto anche Gennarino. Fermo. In bocca no, Gennaro. Aiuto, vi salutiamo, un bacio grande.